hanno lasciato le campagne e sono giunti in piazza Duomo a Firenze, centinaia di agricoltori e allevatori per chiedere una legge che autorizzi la riduzione del numero di ungulati che quotidianamente distruggono raccolti, sterminano greggi e causano incidenti stradali. Negli ultimi 10 anni il numero di cinghiali è più che raddoppiato, abbiamo superato il milione di animali. A rischio non c'è solo il reddito delle imprese agricole, non ci sono solo le nostre campagne e i nostri animali, ma la tenuta dei nostri territori e anche la sicurezza e la vita stessa dei cittadini. Nel 2015 gli incidenti stradali causati da animali selvatici hanno generato 18 morti e 145 feriti. Non si può non agire rapidamente per superare questa situazione vergognosa. Molte specialità toscane alimentari rischiano di essere distrutte, provocando un danno sensibile all'economia del territorio per milioni di euro. Serve dare attuazione piena e rapida alla legge regionale 10 che ancora non è attiva e fare in modo che finalmente si possa affrontare questa questione sui territori. Bisogna tornare ad una situazione di equilibrio e per farlo bisogna fare in modo che sui territori possano agire tutte le persone e non solo alcuni soggetti che per anni hanno guadagnato alle spalle degli agricoltori e delle comunità vendendo carne di animali selvatici ma non gestendo i territori, guardando agli interessi della comunità ma solo al proprio tornaconto personale.